È morto a 79 anni Amos Oz, uno dei più grandi scrittori israeliani. Raccontò la nascita del suo paese per diventare poi una delle più forti voci a sostegno del dialogo e della pace. L'inviata a Gerusalemme, Maria Giannitti. Aveva uno sguardo malinconico, Amos Oz, ma forte al tempo stesso, e la forza ha caratterizzato tutta la sua vita. Era nato a Gerusalemme nel 1939 da una famiglia di intellettuali dell'Est Europa fuggiti dall'antisemitismo. Una vita piena, raccontata in Storia di amore e di tenebra, il suo capolavoro. A soli 15 anni scelse di trasferirsi in un kibbutz. Lavoro e scrittura, questa la sua quotidianità. Israele è l'unica patria possibile dopo l'Olocausto, diceva sempre. Assieme ad altri due grandi scrittori israeliani, Abraham Yehoshua e David Grossman, era diventato una voce critica contro l'occupazione israeliana della Cisgiordania. Pochi mesi fa, Taormina, ospite della rassegna letteraria Taobook, al TG1 aveva spiegato così la necessità di uno Stato palestinese accanto ad Israele. Non c'è alternativa, i palestinesi stanno lì e gli israeliani pure. Impossibile riappacificarli ora, dopo 100 anni di odio, violenza e paura. Lungi dall'essere una coppia in luna di miele, allora meglio dividere casa in due appartamenti separati. Con Amos Oz se ne va una delle voci del dialogo. In uno dei suoi saggi, la denuncia degli estremismi che stanno cercando di cambiare il mondo, una malattia da estirpare.